Per ottenere dei supporti idonei è necessario prepararli correttamente, applicando una mano di primer. Il primer viene diluito con acqua e accuratamente miscelato. Una fase molto importante è la preparazione del colore. Un semplice e pratico sistema ci dà la possibilità di realizzare un'ampia gamma di tinte. Prima di introdurre l'additivo colorante, è necessario rimuovere l'acqua dalla superficie e miscelare il prodotto per diminuirne la viscosità. Introdurre tutto l'additivo colorante. Miscelare il colorante fino ad ottenere un impasto uniforme. Per assicurarsi che il prodotto sia completamente colorato, usare l'idonea spatola. Ripetere la miscelazione fino a completa omogeneizzazione della tinta. L'intero processo dura circa 10 minuti. Una particolare attenzione deve essere riservata agli strumenti per l'applicazione. L'uso di attrezzi idonei è alla base di un ottimo risultato finale. Per la prima mano si consiglia l'uso di un frattazzo standard, mentre per le mani successive e per la lucidatura si raccomanda una spatola in acciaio inox adeguatamente preparata. Applicare la prima mano con spatola grande normale, tenendola inclinata di circa 15 gradi. Stendere il materiale in maniera omogenea. L'asciugatura della prima mano avviene in circa 10 ore. In questa mano non è necessario colorare il materiale. Nella prima mano l'esecuzione dello spigolo avviene applicando normalmente il prodotto prima su un lato, poi sull'altro. Prima di procedere sul secondo lato, rimuovere dallo spigolo il materiale in eccesso. Applicare la seconda mano con spatola speciale in acciaio inox, tenendola inclinata di circa 30 gradi, creando una superficie piana e priva di avvallamenti. L'asciugatura della seconda mano avviene in circa 10 ore. Nella seconda mano l'esecuzione dello spigolo avviene applicando normalmente il prodotto prima su un lato, poi sull'altro. Prima di procedere sul secondo lato, rimuovere dallo spigolo il materiale in eccesso. Preparare la spatola affilandola con carta vetro tipo 600 e togliere la polvere risultante dall'affilatura. Applicare quindi la terza mano tenendo la spatola inclinata di circa 45 gradi.
Dopo 5-10 minuti, lucidare con la stessa spatola, scorrendo e premendo sulla superficie. Fondamentale la corretta impugnatura della spatola, come mostrato nelle immagini. Nella terza mano, in caso di giunture, è necessario sospendere l'applicazione irregolarmente. Successivamente, riprendere la giuntura nella direzione opposta. Una volta eseguita l'unione, ritornare con la spatola sulla superficie, esercitando una pressione decisa. La stesura della terza mano si effettua non fermandosi sullo spigolo come nelle precedenti, ma continuando sulla parete successiva. La cera va stesa con una spugna morbida, a più riprese, fino a completo assorbimento della superficie. Procedere a porzioni non superiori al metro quadro alla volta. Passare il panno di tessuto non tessuto e rimuovere l'eccesso di cera non assorbita. Dopo circa 5-10 minuti, lucidare con movimenti circolari con un panno pulito di tessuto non tessuto. La finitura a cera aumenta la lucentezza della superficie, garantendo la protezione dallo sporco e rende possibile la successiva pulizia.